Sono i giorni degli orali degli esami di maturità. In tutta Italia oltre 470.000 studenti se la stanno vedendo con le commissioni d'esame. Fin qui niente di nuovo. La novità sono i nuovi criteri di valutazione didattica che hanno prodotto un record di non ammessi e di bocciati. Dati alla mano, secondo il Ministero dell'Istruzione, il numero di non ammessi all'esame di terza media è più che raddoppiato, passando dal 2,1 al 4,4%, e di quelli ammessi solo l'8,2% ha ottenuto i massimi voti. Stesso andamento anche per le superiori, qui la percentuale di non ammessi tocca il 2% in più e a questi si dovranno aggiungere gli studenti che non supereranno gli esami. Sul banco degli imputati le nuove regole di valutazione, la media del 6 per accedere all'esame alle superiori e quello del voto in condotta, sia per le medie che per le superiori. Il giro di vite promesso dal ministro Gelmini nel ritorno ad una scuola del rigore e dell'impegno sta cominciando a dare i primi risultati. Non sono mancati peraltro, a fronte delle nuove regole introdotte, alcuni casi al limite del paradosso. Come quello dello studente di Mantova che dopo aver già sostenuto le prime due prove scritte della maturità classica si è sentito dire che era stato ammesso per errore perché la sua media era di 5,7 e doveva quindi ritenersi bocciato. Solo 5 promossi invece al liceo classico Berchet di Milano in una classe di 24 alunni, ad essere letteralmente falcidiata la quarta ginnasio dove ai 4 bocciati si sono aggiunti ben 15 rimandati. Bocciature da record sempre a Milano, anche al liceo scientifico Marie Curie. Su 26 alunni della prima, solo 4 promossi, 12 i respinti e 9 rimandati a settembre. Boom di bocciature anche allo scientifico Ernesto Basile a Brancaccio, quartiere di Palermo, che fa registrare quasi 16 bocciati su 100. Ma la maglia nera spetta all'Ipsia Medi di via Leonardo da Vinci a Palermo, dove un ragazzo su 3, quindi il 33%, ripeterà l'anno e quasi 20 su 100 dovranno rimboccarsi le maniche per acciuffare il tanto sospirato lascia passare. Dunque sì, le regole di ammissione sono un po' più severe, nel senso che occorre la media del 6 fra tutte le materie. Questo forse ha creato qualche problema degli studenti. C'è un elemento paradossale che varrebbe la pena sottolineare. Il voto in condotta, secondo le nuove disposizioni, è un voto a tutti gli effetti e fa media. Doveva essere stato introdotto per ragioni di severità, invece probabilmente qualche studente lo ha utilizzato, prendendo 9 e 10, per arrivare al 6 di sufficienza e quindi se ne è avvantaggiato. Com'è andata? Vediamo, non lo so. A te com'è andata? Lo devo fare dopo, a 3 ore, quindi andiamo bene. Allora in bocca al lupo. E tu l'hai fatto? Sì, l'ho fatto il primo giorno, sono stato il primo. È andato bene comunque. No, io l'ho fatto 2 giorni fa, comunque è andata bene, sono stata abbastanza contenta. Alla fine i professori hanno anche messo a nostro agio, ci hanno messo a nostro agio, quindi non è stato un problema. Io c'avevo pure avere l'emozione, però è andata bene. C'è anche una mamma. Come è andata, signora? È stressantissimo, peggio della mia maturità, non c'è dubbio. Sì. I dati non ufficiali parlano di quasi 400.000 insuccessi complessivi tra bocciature e non ammissioni tra scuole medie e scuole superiori. I nuovi criteri giustificano un tale disastro? Io credo che sia innanzitutto necessario sostenere un ritorno al merito e un maggiore rigore negli apprendimenti e nella valutazione degli studenti. Sicuramente era necessario, come è stato necessario ritornare ad una valutazione del comportamento, peraltro questione introdotta anche con la riforma Moratti. Abbiamo un sistema di istruzione che ogni anno lascia per strada più di 250.000 ragazzi ed è questa la grande, grave lacuna del nostro sistema formativo. Quest'anno il numero è aumentato, qualcuno ha parlato di fine della scuola buonista, sbagliando, perché questo risultato non è la soluzione, questo risultato è il problema ed è un problema molto, molto grave, perché se si invoca la scuola della serietà, la scuola del rigore che tutti auspichiamo, e poi non si mette nelle condizioni la scuola di intervenire, di sostenere le differenti capacità apprenditive o stili cognitivi dei ragazzi, alla fine questo è un risultato scontato. Uno studente di scuola superiore ha un costo di circa 7.600 euro l'anno.
Solo nel 2008-2009 300 milioni in più. L'insuccesso scolastico grava sulle casse dello Stato per circa 3 miliardi di euro. Qual è il costo sociale delle bocciature? Ancora molto più alto e molto più pesante del costo economico, perché i soldi, le risorse si recuperano. Il destino e il futuro dei ragazzi no. Quando ci sono risultati di questa entità, significa che aumenteranno gli abbandoni e la dispersione scolastica. Taglia le cattedre e finanziamenti. Quale sarà la ricaduta sui docenti, sui tanti insegnanti precari che probabilmente il prossimo anno non troveranno più un incarico, e sugli alunni con le loro famiglie? Ma parlare di finanziamenti in questo periodo significa, per la controparte, per il ministro e per il governo, pronunciare una parola non pronunciabile. La scuola sta subendo da questo governo uno dei tagli più pesanti della sua storia, perché chiedere 8 miliardi e 700 milioni di tagli alla nostra scuola pubblica statale significa non metterla nelle condizioni di poter soddisfare le richieste e le domande delle famiglie, del territorio e degli stessi ragazzi. Abbiamo un problema grande come una casa che riguarda il nostro personale precario, che non sono i figli di un Dio minore, sono persone che insegnano da tanti anni nella scuola, hanno dato tanto a questa scuola e vogliono continuare a dare tanto, che non si possono trovare buttati fuori dal sistema dall'oggi al domani. In Italia la geografia degli insuccessi scolastici è un po' a macchia di leopardo, con punte preoccupanti al sud e nelle isole. Come inciderà il maggior rigore della valutazione, ancora presto dirlo. La scuola italiana deve premiare i più bravi e garantire una buona preparazione a tutti. In caso contrario, l'aumento degli insuccessi rischia di alimentare le sirene del lavoro nero e di abbattersi sul sistema paese.